Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. In questo capitolo Naaman, il potente e ricco generale siriano, andò da Eliseo alla disperata ricerca di guarigione dalla lebbra. Quando Naaman e un piccolo seguito di soldati arrivarono presso l'umile casa di Eliseo, il profeta mandò il suo servo con un messaggio preciso: «Vai a lavarti nel fiume Giordano 7 volte e sarai guarito». L'ufficiale si sentì offeso e adirato perché il profeta non era nemmeno uscito a parlare con lui personalmente. Non c'erano state preghiere di intercessione a Dio o parole magiche. Inoltre era indignato con il profeta Eliseo, che lo riteneva implicitamente così sporco da aver bisogno di fare il bagno. 7 volte! Forse sembrava tutto troppo semplice. Molto probabilmente si sentiva ferito nell'orgoglio. Arrabbiato, il generale, pur se gravemente malato, si allontanò velocemente dalla casa di Eliseo e si diresse a cavallo verso Damasco. Fermiamoci un attimo, cosa può rappresentare la lebbra? Se il Giordano rappresenta il battesimo, morte, sepoltura e risurrezione, la lebbra rappresenta il peccato. La lebbra è una malattia contagiosa che provoca una lenta e miserabile morte. Inizia colpendo i nervi e le estremità del corpo, quindi chi ne è ammalato perde la sensibilità. Anche il peccato intorpidisce la coscienza. Questo è ciò che fa, in un primo momento, la nostra coscienza, condanna il peccato. Ma più a lungo viviamo in esso, più perdiamo il senso della convinzione e il cuore diventa duro. Naaman pensò: i fiumi di Damasco sono molto più limpidi e puliti dell'acqua del Giordano. E forse era vero, ma Dio aveva detto: lavati nel Giordano. Dio è buono e sa quello che fa. Per raggiungere Damasco, Naaman doveva passare lungo il fiume Giordano. Allora uno dei soldati gli si avvicinò e disse: maestro, ascolta, se il profeta ti aveva chiesto qualcosa di difficile, l'avresti fatta, vero? Naaman annuì: allora perché non ti lavi nel Giordano e sei purificato? Conosciamo tutti la storia. Naaman si umiliò, cavalcò fino alla riva del fiume. Si tolse l'armatura, entrò nell'acqua fangosa del Giordano, si immerse e si strofinò ad ogni immersione. Ricordiamo che Eliseo aveva detto a Naaman di lavarsi 7 volte. Se il comandante si fosse lavato solo 5 volte non avrebbe funzionato. Dio sembra particolare con i numeri. Quando disse a Giosuè di marciare intorno alla città di Gerico 7 volte, nel 7° giorno, per caso le mura cadettero dopo 4 volte? Che cosa dire del giorno di sabato? Non ha detto che sarebbe benedetto qualunque giorno decidiamo di dedicare al riposo e al culto, ma Dio ha detto il 7° giorno. Sa ciò che dice e si aspetta che obbediamo nei minimi particolari. Quando Naaman emerse la 7ª volta, la sua pelle era diversa. La lebbra che lo aveva devastato e che forse aveva attaccato alcune delle dita di mani e piedi non c'era più. Naaman era guarito. La Bibbia dice: la sua carne tornò come la carne di un bambino. Riuscite a immaginare la scena? Dopo che il generale si lavò nel Giordano, la lebbra è completamente sparita. La pelle apparve nuova. Possiamo toccarti? Potete immaginarlo? Anche noi possiamo definirci dei moderni Naaman. Andiamo a Dio per chiedere aiuto, ma forse mettiamo in discussione le sue risposte, perché troppo semplici, troppo strane rispetto al nostro modo di vedere le cose. Se qualche volta ti è capitato di vivere una reazione simile, chiedi a Dio di aiutarti ed avere umiltà, di fidarti di Lui e accogliere le sue indicazioni che sono il meglio pensato per te. Che la nostra preghiera sia: Signore, come Naaman siamo stati tutti colpiti dalla lebbra del peccato, ma ci pentiamo dei nostri peccati e desideriamo lavarci nel sangue di tuo Figlio, l'agnello che ci ha dato la sua vita per noi, per guarirci. Grazie per amarci e averci amato per primo. Che Dio ti benedica e buona giornata.